Quella del project financing dell'ospedale di Chieti è una battaglia portata avanti proprio da Forza Italia sin dall'inizio. Tante sono state le contestazioni e tutte le volte la risposta è stata che questo era nell'interesse della Regione Abruzzo. Oggi qual è il quadro? Quando si insiste nel convocare riunioni dove viene chiamata la parte proponente a partecipare, quando addirittura alla parte proponente il progetto di finanza gli si chiede di controdedurre a un ufficiale pubblico, al RUP, all'ufficio legale della ALSI, credo che veramente siamo arrivati al colmo. Addirittura si chiede la epurazione del RUP, cioè del responsabile unico del procedimento, perché ha dato un parere contrario ad una procedura che non ha i piedi per camminare. Sono oltre 1000 giorni che si cerca di portare avanti un progetto che non è finanziabile né dalla Regione né dalla stessa ALSE. Non ci sono i presupposti. Da luglio questa società ha presentato una documentazione incompleta e si continua a insistere. Io credo che la volontà oramai sia chiara e l'intervento del professor Mastropasqua con tutti gli altri 300 suoi colleghi che hanno sottoscritto un documento è chiaro, è quello di far rimanere Chieti un ospedale, un DEA di primo livello, quindi livello più basso, e conseguentemente di togliere i reparti clinicizzati e la stessa università dalla città di Chieti. Basta visitare qualunque ospedale, quelli dell'area metropolitana, Chieti e quello di Pescara, sono ingolfati perché sono stati chiusi 5 ospedali in provincia di Chieti, perché ne sono stati chiusi o comunque declassati almeno 2 in provincia di Pescara. Oramai c'è un declino totale del servizio sanitario a livello generale.